Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Tracking News. Le principali notizie di oggi: un rinnovato Volkswagen Caddy a Francoforte, tutta la gamma dei nuovi Renault Apero, presa di posizione di Paolo G sul Sistri, il numero di trasporto commerciale in edicola nel mese di settembre. Il primo salone della stagione aprirà lunedì prossimo. TAV è l'inizio di una vera controrivolta. E per finire arriva la competizione tra Albacete e Anna. E parliamo del rinnovato Volkswagen Caddy a Francoforte. Un motivo importante per il successo del Caddy di Volkswagen veicoli commerciali è la disponibilità in diverse versioni e con diverse motorizzazioni. Ora si aggiunge una versione che riduce di molto il consumo di carburante e si tratta del nuovo Caddy Blue Motion con il consumo di carburante più basso. Parliamo di soli 4 litri e mezzo per 100 km. E tutta la gamma dei nuovi Renault Trucks, recentemente presentata a Lione in Francia, è visibile presso la sede di Renault Trucks Italia, esattamente a Pero. Gradualmente i veicoli arriveranno presso la rete vendita in tutta Italia e le prime consegne sono previste tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. Per raggiungere il normale flusso, prima dell'introduzione della norma che obbliga al livello di emissioni Euro 6 e che entrerà in vigore il 1 gennaio 2014. E arriva la presa di posizione di Paolo G sul Sistri, una posizione a favore di un sistema di controllo del trasporto dei rifiuti semplice e di facile applicazione, in grado di controllare anche i vettori esteri. Per questo Conftrasporto e Assitel hanno avanzato una proposta. Il sistema nella sua attuale versione risulta essere molto complesso e potrebbe essere penalizzante per molte aziende italiane. Ed è in edicola per tutto il mese di settembre il numero di trasporto commerciale, un numero dedicato a tutti i costi di gestione del mezzo diversi dal consumo, a cui trasporto commerciale ha già dedicato un numero speciale. Come di consueto vi ricordo che oltre che in edicola il numero è anche disponibile in formato elettronico per tutti i sistemi operativi. Ed è ormai ufficiale, il primo salone della stagione aprirà le porte lunedì prossimo. Si terrà così a Mosca il Comtrans 2013 e ricordiamo che il mercato russo si caratterizza non solo per la competizione di tutti i marchi, infatti saranno presenti anche cinesi e coreani, ma soprattutto per le sue enormi dimensioni con oltre 160.000 mezzi pesanti venduti ogni anno. E proprio in merito a questo appuntamento vi ricordiamo che giovedì prossimo, sempre su Dinamica Channel, Carlo Otto Brambilla, direttore di trasporto commerciale, realizzerà un servizio speciale sul salone. E parliamo del TAV e dell'inizio di una vera controrivolta. Da qualche giorno, infatti, questa controrivolta civilissima e non violenta è partita in Val di Susa. Alle violenze nei cantieri della TAV, che peraltro hanno portato ad un crollo del turismo in valle, imprenditori, albergatori e semplici operai hanno reagito chiudendo e traslocando. Emblematico il caso di Giuseppe Benente, abitante a Bussoleno e titolare della Geomont, azienda nota per i sondaggi geologici, bruciata in passato dai Notav, che ha deciso di chiudere accettando una consulenza in India. Probabilmente una vera sconfitta per la democrazia, infatti il caso di Giuseppe Benente risulta essere purtroppo solo uno dei tanti. Concludiamo questa edizione con una notizia più leggera che riguarda lo sport, con l'arrivo al calor rosso della competizione tra Albacete e Anna. Proprio Anna infatti ha totalizzato più punti per il mondiale nelle gare del weekend a Most nella Repubblica Ceca. Il risultato è ora di 298 punti contro 291 con solo 7 di distacco. Migliora il risultato il giovane pilota di MKR Renault Lachko con 2 secondi e 2 quinti posti. Il prossimo appuntamento si terrà il 21 e il 22 settembre a Zolder in Belgio. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Tracking News sempre sul canale 249 del Digitale Terrestre. Grazie, arrivederci!